Il lavoro crea il futuro. Il tema del congresso CGIL Abruzzo e Molise, in svolgimento oggi e domani a Pescara, al padiglione Becci del porto turistico. Il segretario generale della CGIL Abruzzo Molise, Carmine Ranieri, verso la riconferma, dice che il tema non è stato scelto a caso. Solo se c'è un lavoro stabile e di qualità ci può essere un futuro. Purtroppo, aggiunge, però non è così. Precarietà e stabilità continuano a essere i protagonisti del mercato occupazionale e si appella alla politica. Ranieri parla poi della necessità di trasformare il lavoro guardando alla transizione ecologica, per l'automotive in calo all'elettrico. E dati attuali sull'occupazione non sono di certo confortanti. Segretario, il motto è il lavoro crea il futuro. Io le chiedo, il futuro potrà finalmente creare il lavoro? Ma questa è una bellissima domanda. Ci troviamo in un mondo di profonde trasformazioni, la transizione digitale, l'intelligenza artificiale, e tantissimi lavori scompariranno, tra l'altro molti lavori anche di tipo amministrativo, e tanti altri lavori si creeranno. Ora è difficile immaginare un saldo, probabilmente il saldo sarà negativo. È per questo che noi dobbiamo cambiare totalmente il nostro modello di sviluppo economico e sociale, creare nuove competenze, perché nuovi lavori richiederanno nuove competenze. Il tema del lavorare di meno a parità di salario, lavorare meno ore è un tema, ma lavorare tutti. E naturalmente noi dobbiamo approcciarci al futuro con un'ottica di creazione di lavoro. Innanzitutto c'è tanto lavoro che può essere creato nel sociale, nelle infrastrutture sociali. Le aziende soffrono soprattutto per il caro energia, come ci dice Alfonso Di Tullio, lavoratore delegato Pilkington. Quindi la Pilkington è una grande azienda energivora e, come tutte le aziende energivore, stiamo passando un bruttissimo momento. Bisognerebbe intervenire sul costo dell'energia. Se si riesce a fare questo, se il nuovo governo riesce a fare questo, diciamo che siamo al 50% del nostro lavoro. Tenga presente che siamo un'azienda multinazionale, un'azienda globale. Non si è parlato solo di lavoro, anche di tutela dei diritti e di pace in un tempo di guerra. Rita El Kayat, psichiatra, già candidata a premio Nobel per la pace, perentoria: basta armi, occorre la diplomazia. Pourquoi? Prima di tutto, a parte tutte le guerre che si stanno tenendo comunque nel mondo e che sono dimenticate, abbiamo il ricordo delle due importanti guerre, la prima e la seconda guerra mondiale, che la cui ultima ha provocato 60 milioni di morti.